Caloroso benvenuto a tutti. Sono Katia Fiorito, salesiana cooperatrice e coordinatrice del Centro Mamma Margherita a Valdocco. Insieme al Centro di San Francesco di Sales abbiamo preparato questo momento di celebrazione in onore di Mamma Margherita. Disponiamoci ora all'ascolto di un brano del Vangelo di Matteo, un brano che Mamma Margherita, nella semplicità della sua vita, ha vissuto in profondità, prima ai Becchi e poi, soprattutto, qui all'Oratorio di Valdocco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi, fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
Mamma mia! Oh, che bello! Mamma mia! Beh, senti, vieni, vieni, mamma, mamma, vedi, sai perché dico mamma mia? Perché questa è mia mamma, questa sei tu! Sì! Non ti riconosci? Tutti i ragazzi ti volevano dire grazie, ti volevano fare questa memoria in eterno per tanto amore che hai dato loro. Mamma, guarda, io devo andarci perché i ragazzi vengono sotto il porticato per il catechismo. Vai Giovanni, vai. Guarda, la polenta è pronta, grazie, si sente già meraviglioso. Tu stai qui, pensa un po', mamma, prendi un po' le tue memorie, ok? Godi di questo momento. Grazie, grazie. Ci vediamo, Giovanni, ci vediamo. Dopo, ciao, 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 ciao. Devo andarci, vai, ciao. Sì, mi ricordo. Quel quindicenne giunto sulla soglia di casa Pinardi quella piovosa sera di maggio 1847. Era tutto inzuppato, ma non ebbe da noi solo spalancata la porta, né ottenne solo ciò che cercava. Scoprì che c'era qualcuno che gli voleva bene. Davanti a quel ragazzino, solo impaurito, mio figlio Giovanni sentiva come un brivido in tutta la persona e un nodo segreto gli si stringeva in gola. Io che lo conoscevo bene, tagliai corto e dissi: lo sistemeremo qui in cucina per stanotte e domani Dio provvederà. E già, quanti ricordi di accoglienza e di amicizia. La classe bassignana, poiché erano tutti piuttosto bassi, mi cercavano sempre come la loro mamma, amica e confidente. Mi volevano un gran bene. Tra loro sorridevo e mi sentivo Biancaneve tra una moltitudine di nanetti. Ricordo che ai tempi i capelli si portavano lunghi, a volte ordinati, ma spesso disordinati e sporchi, con un serio rischio di pidocchi. Quando vedevo una chioma troppo lunga, davo mano alle forbici. Un giovane, durante la tosatura, si lamentava con me e mi diceva: «Mamma, mi fate tutti gli scalini?» E io gli rispondevo: «Sta bravo che questi sono gli scalini che portano in paradiso!» Ciao, mi chiamo Mattia Panarelli, ho 17 anni, vivo a Torino. Precisamente da quando sono nato, quindi da 17 anni, e frequento la scuola professionale Valdocco. Frequento l'operatore grafico e adesso sto frequentando il quarto anno. Prima del quarto anno ho fatto 3 anni di grafica multimediale, adesso mi sto specializzando nel settore tecnico grafico. Ho scelto il settore grafico perché mi interessa e appassiona molto e anche perché vorrei intraprendere questo settore appunto nel mondo lavorativo. Se dovessi raccontare la mia esperienza qui a Valdocco, inizierei a dire che in questi 3 anni e mezzo/4 sono cambiato molto, perché sono andato a Valdocco come un ragazzo insicuro e non molto deciso sulla sua vita e soprattutto su molti dubbi e molte, come posso dire, insicurezze di se stesso. Però grazie a Valdocco sono riuscito a crescere, quindi è un'ottima esperienza di scuola e soprattutto di famiglia. Quando sono entrato a far parte del mondo salesiano, ho capito fin dall'inizio che qui ci sono molti principi e ad oggi, dopo 3 anni e mezzo, devo dire grazie, perché grazie ai salesiani appunto sono riuscito ad apprendere molti valori che sono fondamentali in me. Credo che se dovessi consigliare e soprattutto spiegare a un ragazzo che è nuovo, indeciso, non sa dove entrare in un istituto tecnico superiore o comunque professionale, penso che gli consiglierei di venire a Valdocco, logicamente se il settore che ne comprende gli piace. Quindi gli consiglierei molto, molto questa scuola, perché è una buona scelta non solo a livello professionale, a livello di studi, ma anche come famiglia, come accoglienza a livello personale, perché fa crescere molto. Preghiamo il primo mistero dell'accoglienza quando Don Bosco e Mamma Margherita ospitano i primi ragazzi orfani a casa Pinardi. Preghiamo per tutti i ragazzi delle nostre case, specialmente per quelli più poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mamma Margherita, con la semplicità della tua vita, che suscita la nostra ammirazione, hai fatto respirare ai tuoi figli l'incanto e la vastità della creazione. Nello stupore delle notti stellate, nella fatica del lavoro dei campi, nella difficoltà di ogni giorno, facendoli maturare nella fede. Vuota, ma il Signore non ci ha mai fatto mancare da mangiare. Della luce ci accontentavamo, ma si stava bene. Questo è il nostro pozzo. Ringraziando il cielo, l'acqua l'avevamo, fresca. I ragazzi pucciavano le loro pagnotte un po' dure. E questo è il nostro forno. Cucinavamo qui la polenta. Tanto, tanto, tanto lavoro, ma anche tanta gioia. Ah sì, io lo ricordo bene il lavoro che facevamo i vecchi. E mi ricordo quel terribile 1817. Il raccolto dell'annata, unica nostra risorsa, andò fallito. Il cibo era intoccabile perché troppo caro. Diedi alimento alla mia famiglia finché ne avevo, ma un giorno non avevamo mangiato quasi niente. Andai dai vicini per farmi imprestare qualcosa, ma nessuno fu in grado di aiutarci. Allora, senza perdermi di coraggio, dissi: papà morendo
mi disse di avere fiducia in Dio. Quindi inginocchiamoci e preghiamo. Dopo una breve preghiera mi alzai e dissi: nei casi estremi si devono usare estremi rimedi. E con l'aiuto di Bernardo Cavallo, un nostro vicino di casa, andammo nella sala per uccidere un vitello. Ne cuocemmo subito una parte per cena. Eravamo affamati fino allo sfinimento. E già, il lavoro, ce n'era lavoro. Quanti artigiani abbiamo visto scendere da questa scala? Mio figlio era orgoglioso. Insegnava loro a guadagnarsi la pagnotta, a diventare bravi cristiani e onesti cittadini. E già, il lavoro, ad esempio, il nostro San Giuseppe. Eh sì, mi ricordo. Mamma lavora, è vero, ma i figli le danno una mano secondo la loro possibilità. La nostra famiglia è povera e ricordo, tra le poche case dei vecchi, la nostra era la più povera di tutte. Povertà vera, ma non miseria, perché si lavora da parte di tutti e il lavoro del contadino rende poco, ma rende. Anche nella povertà si può essere felici se ci si vuole bene, se si lavora e se si ha il senso del sacrificio. Giovanni aveva 4 anni quando gli assegnai le prime 3 o 4 verghe di canapa macerata da sfilacciare. Un lavoro da poco, ma un lavoro. Comincia in questa maniera a dare il suo piccolo contributo alla famiglia che vive per il lavoro di tutti. Giovanni aveva 5 anni e Giuseppe 7, quando li mandai a pascolare un gruppetto di tacchini. Mentre gli animali davano la caccia ai grilli, i fratellini giocavano e correvano, ma tenevano d'occhio i tacchini, perché li avevo raccomandati. È un lavoro e dovete farlo bene. Teneva a dire che il vino era buono e non era anacquato. Adesso qua ci sono tutte queste statue della nostra Madre Celeste. Mi ricordano un po' l'episodio delle nozze di Cana, quando Maria ha suscitato Gesù, ha stimolato Gesù a fare il suo primo miracolo, trasformando l'acqua in vino. Mi chiamo Paolo, vivo a Gignò, un piccolo comune della Valle d'Aosta. Sono al 4° anno dell'Istituto Don Bosco di Châtillon, dove sto studiando per diventare un manutentore assistente tecnico meccanico. Ho scelto questa scuola perché è finito il percorso di studio e spero di trovare subito un lavoro. E oltretutto ho optato per una scuola salesiana perché è risaputa l'ottima preparazione che offrono i studenti e gli sbocchi lavorativi una volta concluso il percorso dei 5 anni. La mia scuola mi sta preparando per entrare nel mondo del lavoro come professionista tramite molte ore di laboratorio, con lezioni sia pratiche che teoriche. Inoltre la mia scuola lavora con le aziende sparse su tutto il territorio della Valle d'Aosta per offrirci delle opportunità di lavoro tramite degli stage, per vedere da vicino com'è il nostro settore lavorativo. Per me è importante essere a disposizione degli altri tramite il mio lavoro perché offro quello che durante gli anni di studio si è rivelata la mia
passione e nel futuro spero una professione. La mia famiglia è sempre stata dedita al lavoro e mio nonno a livello materno aveva anche lui un'officina meccanica, il quale credo mi abbia trasmesso questa passione. La scuola salesiana, oltre a offrire un'ottima preparazione professionale, ci fa riflettere e soprattutto anche sull'aspetto cristiano e sociale. Durante gli anni di studio la mia scuola si è rivelata una scuola molto seria, attenta agli studenti, con un corpo docente molto professionale che cura sia gli aspetti scolastici che sociali. Perciò se un ragazzo è indeciso sul suo percorso scolastico e ha la passione per la meccanica, questa è di sicuro la scuola giusta che fa per lui. Invochiamo Mamma Margherita perché faccia del nostro lavoro lo strumento della nostra santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mamma Margherita, maestra del dialogo, ispiratrice del sistema preventivo, donaci la calma, l'allegria, l'affabilità, il sorriso con cui sapevi correggere ammirevolmente i tuoi figli, con cui sapevi trasmettere il sentimento d'amore e di venerazione verso il Signore. Thank you.
di 12 anni. Giovanni la fece invece a 11. L'istruzione religiosa gliela procuravo quasi sempre io. Durante la Quaresima, però, lo raccomandai di andare ogni giorno al catechismo, così da fare la comunione per Pasqua. Nel giorno della prima comunione, in mezzo a quella folla di ragazzi e di genitori, era quasi impossibile conservare il raccoglimento. Quindi al mattino non lasciai parlare Giovanni con nessuno e andammo in chiesa prima di tutti. Facemmo insieme la preparazione di ringraziamento, seguendo le preghiere che il parroco faceva ripetere a tutti a voce alta. Io mi confessai per prima, poi lo raccomandai al confessore. Occupammo il tempo a leggere e a pregare, poi gli dissi: «Figlio mio, per te questo è stato un grande giorno. Sono sicura che Dio è diventato il padrone del tuo cuore. Promettigli che ti impegnerai per conservarti buono per tutta la vita». Ciao, sono Lucia, sono una postulante e vivo a Torino. La fede nella mia vita è importante perché è l'atteggiamento che mi permette di incontrare Dio come padre e di provare a vivere da figlia. E mamma Margherita mi aiuta ad approfondire l'aspetto della fiducia nella fede, fiducia in un Dio che è padre ed è pronto veramente a prendersi cura della nostra vita negli suoi aspetti più concreti, se solo glielo permettiamo. E penso che per i giovani oggi spesso sia difficile credere, perché non sempre è semplice trovare dei testimoni credibili tra gli adulti che siano disposti a mettersi in discussione e a camminare con i giovani nella fede. E in questo senso penso che il contributo che i salesiani e le salesiane possono dare sia proprio quello di tradurre l'amore di Dio che hanno incontrato in una presenza reale e vicina ai ragazzi. Avremo ascoltato come mamma Margherita si prende cura di Giovanni Bosco, educandolo alla fede e aiutandolo a conoscere Gesù, ma imparando anche ad affidarsi a Maria. Qui ci troviamo nel santuario della Consolata. Don Bosco, insieme ai suoi ragazzi, il 25 novembre del 1856, giorno della morte di mamma Margherita, viene qui a celebrare messa e insieme ai suoi ragazzi, per l'oratorio, affida la sua opera e le loro vite alla mamma del cielo, a Maria Consolatrice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Mamma Margherita, maestra di vita, ispira a noi genitori il tuo coraggio e l'amabilità, il senso della fatica e del dovere, il rispetto degli anziani come tesoro di sapienza. Quando ero ancora i vecchi, lì abitava anche un certo Checco. Era stato ricco, ma aveva sprecato tutto. Era finito in bolletta, in quella miseria così grande in cui è difficile salvare persino la propria dignità. Le mamme lo indicavano ai bambini e contavano loro la storia della formica e della cicala. Mentre noi lavoravamo, gli dicevano, lui cantava come una cicala. E adesso guarda com'è ridotto. Impara. Quel vecchio si vergognava a chiedere l'elemosina e sovente pativa la fame. Quando era notte mi incamminavo verso casa sua. Lasciavo sul davanzale un pentolino di minestra calda. Checco veniva a prenderla camminando nel buio. Sono Costanza, ho 17 anni, frequento la quarta liceo scientifico a Valsalice, una scuola salesiana. Frequento l'oratorio di Valdocco da 2-3 anni e frequento il gruppo dell'ADMA con la mia famiglia da quando sono nata. La condivisione dei beni l'ho imparata prima di tutto nella mia famiglia. Io sono la quarta figlia su 4, quindi sono un po' la più piccola e i miei genitori mi hanno insegnato fin da subito a condividere insieme ai miei fratelli tutto quello che avevamo e tutto quello che abbiamo adesso. Poi anche negli ambienti che ho frequentato mi è stato insegnato a condividere le cose, condividere il tempo e condividere le esperienze che si vivono nella miglior maniera possibile. Allora, mamma Margherita è stata un po' una mamma, quindi come tutte le mamme, credo, abbia insegnato prima di tutto a Don Bosco e ai suoi fratelli e anche a tutti i ragazzi che sono passati da Valdocca a condividere tutto. Mi viene in mente un episodio di mamma Margherita in cui durante il colera, quindi un periodo che per Torino si può un po' paragonare a quello che stiamo vivendo adesso, quindi di bisogno, soprattutto verso i più poveri, mamma Margherita aveva dato tutto quello che aveva per i più poveri e per i ragazzi. Un po' anche questo esempio a me l'ha dato mia madre, che ha sempre dato molto per noi figli e anche per le persone che le stavano accanto. Vedo tanto egoismo, ma vedo anche tanta generosità che mi fa sperare. Vedo generosità in famiglia, vedo generosità con i miei amici e vedo generosità anche in oratorio con i bambini, anche quando si gioca e magari passano il pallone a un compagno di squadra che non è tanto forte, però comunque, essendo che vuole giocare anche lui, sono generosi con questi piccoli gesti che però fanno sempre sorridere. A me personalmente, come adolescente, e credo anche a molti altri ragazzi della mia età, non servono molto i lunghi discorsi o le grandi prediche, servono più degli gesti concreti o dei consigli concreti. Sii più generoso in famiglia, aiuta a fare questo servizio, sii più generoso con gli amici e magari se viene anche mostrato tra i salesiani stessi questa generosità, per noi ragazzi è più facile comprenderla e metterla in pratica. Cara mamma Margherita, aiutaci ad essere un cuore aperto verso il prossimo, per essere testimoni di speranza e carità come tu ci hai insegnato con il tuo esempio.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mamma Margherita, coltiva in noi la costanza nella pratica del bene, la risolutezza della volontà, la franchezza e la prudenza dei giudizi, il giusto equilibrio tra sentimento e ragione, azione e riflessione. Mi ricordo quel giorno del 1850. Entrai nella camera di mio figlio e dissi: ascoltami, tu vedi come non sia possibile che io faccia andare innanzi bene le cose di questa casa. I tuoi giovani tutti i giorni fanno qualche nuova monelleria. Mi gettano in terra la biancheria pulita, mi calpestano l'orto e tutti gli erbaggi. Non hanno cura alcuna dei loro vestiti e li stracciano in modo che non c'è più verso di riuscire ad rattopparli. Ora perdono le cravatte, le calze, ora nascondono le camicie e le mutande. Ora portano via arnesi di cucina. Per i loro capricciosi divertimenti mi fanno andare attorno mezza giornata per cercarli. Insomma, Giovanni, io ci perdo la testa in mezzo a tanta confusione. Ero più tranquilla ai becchi. Ritorno a casa e pregherò là per te in quei pochi giorni di vita che ancora mi restano. Mio figlio, Don Bosco, mi fissò in volto e commosso, senza parlare, mi accennò al crocifisso che pendeva alla parete.
I miei occhi si riempivano di lacrime e non riuscii a dire nient'altro che «Hai ragione». E poi tornai alle mie faccende di sempre. Ciao, sono Gioele, ho 19 anni, vivo qui a Torino. Sono uno studente universitario della Facoltà di Scienze dell'Educazione e sono anche un animatore dell'Oratorio Valdocco. Guardando attorno a me, vedo che ci sono molte persone che soffrono perché sono chiamata a vivere una situazione diversa da quella che eravamo abituati a vivere. Il fatto di rimanere chiuso in casa, diciamo, crea un po' di dispiacere. Oppure andare in oratorio e vedere che l'oratorio che in oratorio ci sono meno ragazzi rispetto a prima, anche lì un po' di tristezza la puoi provare. Però è bello sapere che comunque tutte queste regole non sono messe a caso e non sono scontate, servono per un bene maggiore. E questa cosa me lo fa capire anche il modello di vita che ha avuto mamma Margherita seguendo Don Bosco, suo figlio. E perché ha accettato di mettere i ragazzi prima di se stessa. Ed è una cosa che siamo chiamati a fare anche noi. Vedendo per esempio mia madre lavora, ma lavora per me e i miei fratelli, lavorando in ospedale, si sveglia presto, fa diversi turni, però lavora assistendo le persone, facendo del bene per loro. E questa cosa mi fa molto riflettere perché, come dire, toglie la sua persona di mezzo per fare posto agli altri. E se ci rifletto, mi ricordo quest'estate, durante il centro estivo, noi animatori eravamo chiamati a fare la stessa cosa, organizzare, sacrificarci, perché c'è sempre un sacrificio, ma lo facevamo per i ragazzi, lo facevamo per farli divertire, per farli giocare. E non vedo l'ora che ritornino quei tempi, perché e alla fine il bene che fai lo senti e lo vedi nei ragazzi e ti porta tanta felicità, tanta gioia. E quindi i salesiani, secondo me, un grande contributo che possono dare è quello di seguire il giovane, seguirlo anche a distanza, come stanno già facendo in molti, ma infondere loro i valori di amore e di sacrificio che ci possano aiutare molto per fare poi del bene agli altri. Siamo qui nella nuova casa Don Bosco, a fianco alla ricostruzione della stanza di mamma Margherita. Preghiamo perché il Signore possa concederci la fede e il coraggio di sopportare le nostre sofferenze. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Mamma Margherita, il tuo nome non è rimasto scritto né su una tomba né su una lapide, ma la tua esistenza, intreccio sapiente di vita e fede, è un'eredità preziosa per i nostri cuori. Grazie del dono che rappresenti per ognuno di noi e di averci offerto quel figlio esemplare che è stato Don Bosco. Amen. Ragazzi, ce la facciamo ancora, eh? Ma sentite, veramente, carissimi amici, carissimi ragazzi, questo momento che abbiamo vissuto in onore di mia mamma Margherita mi ha veramente riscaldato il cuore. Che bello vedere che nella vostra vita quotidiana state vivendo i valori che mamma Margherita ha portato qui all'oratorio. Per concludere questa bellissima giornata, vorrei raccontarvi un sogno. Lo posso fare? È un sogno che ho fatto ieri sera. C'era una persona molto cattiva e tanti altri molto buoni. Il cattivo faceva del male ai buoni, ma i buoni furbi avevano capito che il cattivo avrebbe perso tutto il suo potere se loro avessero accettato un grande sacrificio. Il distanziamento fisico l'uno dall'altro per un po', non andare a scuola o al lavoro, non giocare insieme nel cortile, non fare cenoni con i familiari. E quando per forza occorreva incontrarsi a tu per tu, dovevano tutti proteggersi a vicenda indossando una mascherina. Sì, 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 la mascherina dava fastidio, ma era un sacrificio che accettavano da buoni cristiani e bravi cittadini. Il distanziamento e la mascherina erano diventati un'espressione concreta di amore fraterno e impegno per il bene comune. Siccome la bocca era coperta, aprirono maggiormente il cuore e fecero vedere il sorriso negli occhi, poiché la loro voce era ovattata, parlavano più forte con le loro azioni. E quando mettevano l'elastico intorno alle orecchie, si ricordavano di ascoltare più attentamente coloro che incontravano. Diedere così un senso quasi sacramentale alla mascherina, cioè un segno visibile, toccabile del volersi bene. E poi con più tempo
libero a disposizione, pregavano di più e pregavano meglio. Poi i buoni avevano anche una tecnologia nuova per mantenere i legami tra di loro. Lo chiamavano il computer con internet. Per dire la verità, non ho capito per niente come funziona. Ma con l'internet riuscivano a stare a casa e allo stesso tempo essere presente con i loro amici in tutto il mondo, da Torino a Valparaiso a Pechino. Era come se avessero tutti il dono della bilocazione. Amici, come finisce il sogno? Finisce bene. I buoni hanno sconfitto il cattivo. Ho voluto raccontarvi questo sogno perché mi fa pensare a come mia mamma rispondeva alle tante fatiche e sofferenze della sua vita. Quando ero ragazzino, mi ricordo, c'era la carestia. Mia mamma affrontava tutto con serena perseveranza. Mi ha insegnato che nella vita bisogna accontentarsi di quello che si può fare e farlo bene, senza lamentarsi mai di quanto è fuori dal nostro controllo. Quanto cammino da fare nell'umiltà. Poi nel 54 è arrivato il colera. Quando mancavano di lenzuola, coperte o camicia, correvamo da mamma Margherita, che somministrava prontamente gli oggetti secondo il bisogno. Una volta mamma tolse la tovaglia bianca dall'altare della chiesa di San Francesco di Sales e la consegnò al ragazzo che curava l'ammalato, dicendo: questa, prendila tu, non credo che il Signore si offenda. Sapete perché mamma Margherita poteva comportarsi così? Perché aveva una fede operosa. Era spinta dalle parole di Gesù, dove dice: ogni volta che avete fatto un gesto di carità a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Mi raccomando, cari ragazzi, cari cooperatori, non dimenticate mai l'esempio di mamma Margherita. Anche se un giorno fosse necessario il distanziamento sociale e l'indossare la mascherina, rimaniamo uniti nella fede, la speranza e la carità, perché Gesù è sempre in mezzo a noi. Cerchiamolo nelle persone sul nostro cammino, anche a distanza di un metro. Riconosciamolo dietro la mascherina. Andiamo incontro a Lui, superando qualsiasi tendenza alla tristezza, allo scoraggiamento, all'indifferenza. In qualsiasi difficoltà affidiamoci a Gesù e a Maria e vedremo cosa sono i miracoli. Maria Immacolata, aiuto dei cristiani, prega per noi. Buonanotte.